Allora, ovviamente, questo è il post gara. Questo è il post gara di Napoli-Juventus. Il Napoli vince la Coppa Italia e credo che non ci sta niente da dire, nel senso che io quello che vorrei sapere, solo una roba vorrei sapere io dalla dirigenza della Juve, quello che cazzo si sono detti Agnelli, Paratici e Pavel Nedved quando si sono riuniti nelle segrete stanze della Continassa e hanno deciso di mandare via Allegri. E non voglio fare il paragone, perché fare il paragone tra Sarri e Allegri adesso sarebbe impietoso. Impietoso per quelli che hanno condotto le campagne, no? Sui social con gli Allegri out. Non lo faccio il paragone. Così come non faccio gli show. Perché non faccio i video sfoghi come fanno tanti minchioni che stanno su YouTube. Perché c'ho 40 anni, c'ho una dignità. E viva Dio, se domani mattina mio figlio, che molto spesso guarda YouTube, mi vede che faccio, che butto per terra, a parte che se butto per terra i piatti, mia moglie mi sgozza, e c'ha ragione, e c'ha ragione. Quindi vi evito davvero quelle scene che sono vergognose, vergognose. Ma detto questo, perché non sto su YouTube a fare il buffone, analizziamo questo Napoli-Juventus che abbiamo portato ai rigori perché Buffon ha fatto una parata delle sue. Buffon, quello della buffonata, che disse qualcuno. Buffon ti ha portato ai calci di rigore e non la meritavi. Al 93esimo non la meritavi. Perché? Perché è stato il nulla. Il nulla cosmico. Io con Allegri non ho mai visto la Juve giocare in questa maniera qui e sfido chiunque qui sotto a venirmi a scrivere il contrario. Allora Allegri non era il primo male della Juve. E torno a bomba. Che cazzo si sono detti nelle segrete stanze della Continassa? Secondo me, se sono detti questo, e adesso che cazzo facciamo? E adesso che cazzo facciamo? Perché se tu prendi Sarri, ma tu a Sarri non dai i calciatori per fare il suo giuoco, no? Gli amanti del bel giuoco, quelli che se facevano le pippe, che se masturbavano perché vedevano tre passaggi, tre triangolazioni di prima in allenamento, anche quelli su Twitter, potrei fare i nomi. Non faccio i nomi perché come prima non voglio essere impietoso. Però ragazzi, veramente, veramente, tu fai un investimento come Cristiano Ronaldo. Chris, vai via. Vai via, se c'hai un altro paio di anni di carriera, vai a vincere altrove. Vai a vincere altrove. Io davvero, ragazzi, non so neanche se farò il mio. Perché sapete bene che ci tengo a farli bene i post gara, i video. Non so neanche se caricherò live reaction. Perché sono stato basito nel vedere lo scempio. Lo spettacolo vergognoso che ho visto stasera. Basito. Poi lasciamo perdere i calci di rigore. Perché ci siamo arrivati perché ci ha portato Buffon. Non la meritavamo. L'ha vinta il Napoli. L'ha vinta il Napoli con il catenaccio. Con comunque le palle gol che ci ha avuto, che sono state veramente sporadiche e casuali. Ma noi che cosa siamo noi, ragazzi? Ma che cos'è questa squadra? 7.300 passaggi, il gioco poi sulle fasce, il cross che va a finire nella fallo laterale dalla parte opposta del campo. Da Alexandro da una parte e Quadrado dall'altra. Non ci sta un inserimento, non ci sta un fraseggio, non ci sta il pressing. Cioè, che cosa cazzo siamo noi?
E sono veramente. Guardate, ragazzi, io mi sono detto: bisogna aspettare. Non si possono dare i colpi di mannaia a metà stagione. Però veramente qui la cosa è preoccupante. Preoccupante. Mo, lunedì, cioè la Supercoppa italiana persa male, la Coppa Italia persa peggio. Persa peggio. Non lo so, ripeto. Io vorrei sapere che cosa cazzo si sono detti quei tre nel posto poi che dopo. Cioè, io stasera. Non lo so. Sapete che non so che cazzo dire? Sapete che non so che cazzo dire? Perché sta squadra è il nulla cosmico. E dovevi fare quest'anno il salto di qualità perché vincere col bel gioco, perché questo e perché quello e perché quell'altro. E adesso ci sta mezza Italia che ride, ci sta mezza Italia che ride perché, ripeto, sei andato ai rigori perché ti ci ha portato Buffon all'ultimo secondo della partita e poi non si possono sempre trovare le giustificazioni, le scuse, il lockdown, non si sono allenati, sono stati a casa. Io la prima partita col Milan l'ho detto perché lo pensavo, però stasera davvero, ragazzi, non si può essere così ipocriti dal dire cose che non si pensano. Io stasera mi sono davvero vergognato, vergognato, vergogna, vergogna che tu c'hai squadra il giocatore più forte del mondo e non gli fai e non lo metti in condizioni di rendere per quello che vale Cristiano. Cioè, te se fa male Higuaín, te spariglia tutte le carte. Non sai, cioè, te se fa male Higuaín, non c'hai davanti il giocatore, il punto di riferimento. E che ci sta, ripeto, il giro palla ostentato, 7200 passaggi. Poi dopo arrivi a ridosso dell'area di rigore e lì finisce tutto. E lì finisce tutto. Davvero. Io non so che cazzo pensare. Ripeto che sono molto preoccupato per il prosieguo. Adesso vediamo. Adesso non voglio sentire niente. Ripeto, non so se domani metterò sulla live reaction perché tanto. Forse solo i calci di rigore perché. Però davvero. Arrivare a questi livelli dopo. Se tu decidi di cambiare dopo 8 anni di vittorie, tu devi cambiare col presupposto che devi cambiare in meglio. No, che ti tuffi in un qualcosa che poi dopo ti fa arrivare a questo punto della stagione, che fosse stato adesso, fosse stato 3 mesi fa, poco importa, poco importa. E te trovi già 2 trofei su 4 che l'hai persi e li hai persi male. E li hai persi male. E allora ritorniamo alla domanda con cui ho aperto questo video. Che cosa cazzo si saranno detti nelle segrete stanze della Continassa? Allora, io vi saluto. A domani forse. Se c'ho voglia faccio la live reaction, se no vi porto un altro episodio. Giochiamo la PlayStation, giusto? Silenzio. Giochiamo la PlayStation. Giochiamo la PlayStation Che oggi domani. su un gioco ho fatto le Ecco, uccisioni. ha fatto le uccisioni. Farei anche io le uccisioni, caro Sì. Cosmile. Farei anche io. Vabbè, le vi saluto, ragazzi. E basta. E va, 9 minuti addirittura. 9 minuti per il nulla cosmico. 9 minuti. 9 minuti. Ciao. Ciao.